E ciao ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di Recensione più Doppiaggio. Quest'oggi parleremo di un video, di un film. Azione, tanta azione. Bravi attori. Un po' meno il doppiaggio, no vabbè. Però comunque andiamo avanti. E stiamo parlando di The Gentleman. Allora, come al solito, trama, personaggi, obiettivo. Naturalmente la trama qui verrà un po' messa da parte, un po' come tanti altri film, perché è comunque un film molto d'azione. Quindi, appunto, le cose belle sono anche vedere esplosioni, botte, cose così. Però non manca di trama. Infatti, la trama è che il nostro amichito qua, che è un, diciamo, come posso dire, investigatore stronzo, molto stronzo, e anche ricattatore, arriva dal nostro amichetto qua, che è il secondo di lui, che è il re della mafia, diciamo, di Londra, che commercia praticamente solo marijuana. E comincia a raccontargli in un modo un po' tipo, appunto, il tizio che conosco io, che conosce il tizio, che conosce così e bla bla bla. E niente, comunque, gli tira fuori una cosa del come hanno le mani legate e qualcuno li sta mettendo nei casini. E piano piano si scopre altra cosa, fino a che poi non si rivela un intreccio di roba che comunque, appunto, diletta molto, secondo me, lo spettatore. Perché comunque, appunto, piano piano, il routine non poteva mancare, ti fa proprio venire voglia di scoprire che cazzo è successo e alla fine perché è successo. E visto che poi all'inizio ti fanno vedere una scena, che non posso dirvi perché è abbastanza spoiler, che non verrà spiegata fino alla fine, e quindi sarete molto con la suspense, sarete molto col fiato sospeso fino alla fine, secondo me. Poi, per dirvi chi c'è nello sfondo, lei è la moglie di lui. Lui è un cinese pazzo, ma proprio pazzo malato, e lui invece, il nostro amichettolino, che a dire la verità poi è un attore che a me neanche fa impazzire, però qui devo ammettere che è stato bravissimo e anche molto credibile. A dir la verità è solo un coglioncello che insegna tipo box ai ragazzi di strada, che avrà un ruolo poi alla fine. Però fa ridere, perché comunque, cioè, lui è solo uno così che gonfia di botte la gente, però comunque è sveglio, quindi gliela sa dare una mano poi ai nostri protagonisti. E niente, che dire. Detto questo, che non posso dirvi altro, altrimenti è spoiler, perché è un film in cui scoprire le cose è proprio l'obiettivo del film, quindi non posso dirvi altro. La trama per me è un bel 8. Personaggi. Allora, i personaggi, oltre a quelli che ci sono qui, ce ne sono altri. Comunque partiamo da lui. Si è fatto strada, boss della mafia, abbiamo già detto. Lui, il suo secondo, il nostro Jack Steller di Sons of Anarchy. E semplicemente è un contabile della mafia, che però ha anche abbastanza le palle quadre. Lei, la moglie, che basta, gestisce tipo un'officina, ma non ha un ruolo chissà quanto importante. Lui, l'ho già detto, lui, potrei dire altro, ma non c'è altro da dire, è un cinese pazzo. Lui, semplicemente un ricattatore seriale. Poi c'è un altro personaggio che poi, alla fine, insomma, si scoprirà che cosa c'entra, e potremmo dire anche un altro ancora di personaggio. Allora, il primo è praticamente un tizio, che un nobilotto inglese, che però anche lui si diletta abbastanza a comprare, insomma, cose illegali, e vuole comprare tutta l'azienda, tra virgolette, tutta l'organizzazione mafiosa del nostro protagonista, che se ne vuole andare bello che in pensione. E c'ha ragione, perché ha detto: ormai i soldi ho fatti, vaffanculo, me ne vado in vacanza e mi ripulisco. E ok,
Mentre l'altro ancora che potevo dire è semplicemente il capo della triade, che praticamente sarebbe la mafia cinese che c'è a Londra, che è praticamente il suo capo. Però non è poi così importante poi alla fine. E niente. Personaggi fanno tutti quello che devono fare. Alla fine sono anche abbastanza distinguibili. Ognuno ha il suo obiettivo e ognuno pensa a pararsi il culo. E diciamo che gli unici che veramente fanno parte di una squadra sono loro tre, perché appunto sono della stessa organizzazione. Tutti gli altri penseranno semplicemente appunto ai loro interessi. E quindi niente, io direi che per quello che serve, un 8 anche qua. Andando avanti, l'obiettivo del film ovviamente non è portare un film con una trama wow della Madonna. Molte cose io ve lo dico. È vero che aspetterete il film fino alla fine, ma sicuramente alcune cose le capirete anche con un pelino di anticipo, ma ci può stare comunque se siete svegli, ovviamente. Se capite qualche cosa, se vedete qualche piccolo indizio, allora capirete che in fondo, magari la cosa sta per andare in quel modo. Però comunque è abbastanza geniale, ci sta dentro. E i pezzi d'azione, di suspense sono fatti benissimo. C'è stato qualche momento anche che ho avuto un leggero buchetto allo stomaco perché ero preoccupato per il personaggio, cosa che ormai non si vede più in quasi nessun film perché non fanno personaggi a cui ti puoi affezionare essendo tutti di merda. Invece qui per fortuna l'hanno fatto. Quindi l'obiettivo per me ci può stare un 10, dai. Perché è esattamente quello che doveva portare un film del genere. Quindi, voto finale, direi un bel 9-, che è, per essere un film d'azione, ovviamente. E ci vediamo al prossimo video, che sarà il doppiaggio di Gen The Gentleman. Lo potete trovare tranquillamente su Prime Video. Guardatevelo perché è carino. Se volete avere un po' di action una sera e volete mangiarvi popcorn stando incollati allo schermo, questo è il film giusto.